ma la notizia è che crescerà ancora, perché posso ufficializzare che gli artisti associati hanno vinto l'appalto per i prossimi 5 anni e quindi saranno loro a condurre altre 5 rassegne, e sono convinto che lo faranno con la professionalità e con il rigore che hanno, con il quale hanno condotto questi anni precedenti. Questo quindi è un primo fatto. Il secondo è che gli investimenti nell'ambito della cultura sono sempre difficili da verificare, ovvero dire se funzionano, se producono effetti, è sempre molto difficile, però ci sono dei segnali che possiamo prendere. Io sono reduce da un incontro che ho fatto ieri l'altro con, per esempio, con gli insegnanti delle scuole locali, delle scuole cormonesi, e tutti mi hanno confermato il loro entusiasmo, il loro interesse per le attività teatrali, e quindi mi hanno detto un cartellone dovrebbe essere ancora più ricco perché i ragazzi sono entusiasti di questa mini rassegna all'interno della rassegna. E mi fermano i genitori per la strada, c'è stata l'esperienza del teatro, dello stage che è stato fatto, che è stato portato a compimento il 5 di settembre, il teatro delle meraviglie che anche questo riscuote con 50 repliche un'adesione formidabile. E quindi che cosa succede? Succede che si intensifica la permeabilità del territorio dal punto di vista teatrale e culturale, cioè questi giovani che si avvicinano al teatro con queste modalità non potranno che essere gli spettatori più consapevoli e più innamorati di questo evento rispetto a quelli precedenti, perché hanno esperienze teatrali, hanno esperienze personali che li porterà poi a gradire sempre di più questa forma di arte che è straordinaria. Lope de Vega diceva che chi sale su un palcoscenico si intossica sì tanto della polvere che c'è che poi non se ne libera più per tutta la vita, quindi mi pare che il teatro sia proprio questo: chi ne viene contagiato poi rimane impigliato in questo vortice di emozioni e non se ne libera più per tutta la vita. Questa opportunità che dà gli artisti associati quindi ci fa pensare che al di là della fruizione degli spettacoli che sono sempre di ottimo livello, c'è anche questa operazione di stimolo, di produzione. E per quanto riguarda la produzione non posso dimenticare che la qualità, la differenza, diciamo il valore aggiunto che in questo teatro c'è, è che questo teatro non è un teatro soltanto di riproposizione di spettacoli, non fa una politica di tipo coloniale, compra e mostra, ma produce, e questa è la cosa che essenzialmente ci pare ci differenzi da tantissime altre esperienze analoghe in regione. Qui anche si produce, non a caso poi vedremo, c'è uno spettacolo con Gianrico Tedeschi prodotto a Cormonse, realizzato a Cormonse in prima. E quindi l'insieme di tutto questo mi fa pensare che pur nella difficoltà dei finanziamenti, che sono le difficoltà economiche dei bilanci comunali, che, dei quali proprio non vi racconto perché è roba da piangere, tuttavia mi pare che questi soldi che noi spendiamo in questo ambito siano proprio ben spesi, perché c'è un consenso e una crescita complessiva che mi pare di poter dire fa ben sperare anche per il futuro. E grazie. 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 Sì, io rappresento la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che è un po' rimasta la cassaforte del territorio e alla quale attingono tutte le iniziative prevalentemente in campo culturale ma anche assistenziale, di istruzione o ricreative, proprio per cercare di finanziare, visto che gli enti pubblici dispongono sempre meno di meno quattrini purtroppo. Purtroppo anche per noi quest'anno è stato un anno orribile. La crisi finanziaria si ripercuote sulle entrate della Fondazione. La Fondazione ha il compito di amministrare il vecchio patrimonio della Cassa di Risparmio di Gorizia.
e deve amministrare il patrimonio e deve erogare agli enti e alle associazioni che fanno le domande quello che è il margine che questo patrimonio dà, senza poterlo intaccare. E purtroppo con la situazione finanziaria attuale le entrate si sono di molto ridotte. Anche quest'anno, anzi quest'anno, l'Istituto San Paolo, di cui noi abbiamo una partecipazione azionaria, non dà dividendi, e quindi ci troviamo in forte imbarazzo, non tanto per gli interventi di quest'anno, tra i quali c'è stato anche l'appoggio alla stagione teatrale di Cormons, ma per l'anno prossimo. Stiamo studiando come ovviare a questa mancanza di entrate. Siamo riusciti con una gestione prudente gli anni scorsi a creare un fondo di stabilizzazione delle erogazioni, perché ci rendiamo conto che il territorio attende da noi un intervento e non possiamo dire non ci sono entrati dei soldi e non ve li possiamo dare. Ci sarà probabilmente una riduzione di erogazioni per l'anno prossimo, soprattutto si farà una selezione maggiore sulle domande che ci arrivano. E quindi sono certo fin d'ora di assicurare il nostro sostegno anche per il prossimo anno, visto l'impegno che il Comune di Cormons, gli artisti associati stanno mettendo in questa iniziativa. Mia moglie ha avuto per anni l'abbonamento qui a teatro, ho avuto occasione di venire a volte con lei e sono rimasto veramente impressionato positivamente dalla partecipazione del pubblico. Una partecipazione a un evento che non è mondano ma che è culturale. Ho avuto questa sensazione, che ci fosse proprio una passione e un attaccamento al teatro. Molto dipende dalla capacità degli artisti associati che gestiscono questa stagione, ma anche quella di Gradisca, e quindi credo con delle opportune sinergie. Approfitto per complimentarmi con Walter Mramor per l'incarico che gli è stato riconfermato come direttore artistico del Teatro Verdi di Gorizia, e credo che queste cose non impoveriscano ma arricchiscono anche quello che può essere l'apporto sul territorio di Cormons. Quindi bene per le iniziative che state prendendo, e sicuramente noi continueremo a sostenerlo. Grazie. Sì. Ora lo facciamo? Non lo so. Scegliamo il campo, scegliamo il campo. Scegliamo in campo. No, usiamo un altro termine per piacere, diciamo che scriviamo, facciamo un'altra cosa. D'accordo. Io comincerei a illustrare questa stagione e poi così parleremo anche dello spettacolo che vede protagonista Zuzzurra e Gaspare, che anche quello sarà rappresentato in prima regionale qui a Cormons e sarà una produzione degli artisti associati. Quest'anno diciamo che noi studiamo la crisi con due produzioni, speriamo di farcela, ecco perché... Ma dobbiamo farcela, sono venuto da Milano. Il programma che abbiamo pensato è un programma che racconta, diciamo, il contemporaneo soprattutto, ed è un excursus sulla drammaturgia del Novecento. Inaugurerà la stagione Gianrico Tedeschi, che torna a Cormons, arriva domani, e con uno spettacolo gioioso ispirato a Plauto e con un titolo nuovo, perché dalla Lularia Gianrico ne ha tratto uno spettacolo contemporaneo e lui stesso l'ha voluto intitolare Metti in salvo il tesoretto. La regia è dello stesso Furio Borgogna. Ed eccoci qui, giovedì 3 dicembre avremo e ospiteremo con grande piacere Zuzzurra e Gaspare in Non c'è più il futuro di una volta, titolo che ha voluto Andrea Tremilla e che racconta, e ci racconti tu adesso a questo punto del... Questo spettacolo è un po' come la sua musica, non sappiamo com'è perché lo stiamo facendo. Cercheremo di capire. Non si può dire che non presentiamo allora delle novità. Questo è. Sì, ma soprattutto sarà una novità più per loro, ma per noi che l'abbiamo fatta. Questo sì. È piacere essere qui perché ho scoperto finalmente che io e Gaspare siamo diventati folletti della risata, non lo sapevo, l'ho letto qui. Pensavo di essere solo comico, invece qui basta che non mi mettete in un giardino, sai come non mi trovi. No, questo spettacolo è uno spettacolo, diciamo, vogliamo.